Cari Disco Lovers, oggi andiamo a scoprire insieme un nuovo amico di I Love Disco per il quale non c'è una definizione precisa. Diciamo che è un piccolo grande della TV italiana, ovvero Piero Chiambretti. Ma io, sfogliando la sua biografia, trovo inaspettatamente un Chiambretti DJ all'inizio della carriera. Gli anni 70 sono gli anni delle discoteche. Ahimè, io ero già vivo e vegeto, avevo bisogno di fare qualche soldino, la discoteca era il modo più facile e più conveniente per trovare un lavoro e soddisfare un desiderio, quello di mettere i dischi e comprare della musica che all'epoca era solo di importazione, quindi la si doveva andare a comprare a Gallarate, vicino a Milano, dove arrivavano dei pacconi settimanalmente dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra. Ho cominciato così ed è stata la mia fortuna, perché con l'avvento poi delle radio private nel 77-78 i primi DJ delle radio erano quelli delle discoteche, ma non perché avessero delle gran voci o una gran favela, semplicemente perché si portavano i dischi dalla discoteca alla radio, che non aveva i mezzi per comprarli. Ed entrando in una radio e poi successivamente in un'altra e avanti di passo, sono, come dire, piano piano diventato un beniamino di Torino e ho avuto subito la consapevolezza che si poteva fare delle cose in anni che c'era veramente un deserto, una prateria in tutti gli ambiti della comunicazione. Ecco, come se li ricorda lei quegli anni 70? Perché da una parte c'era appunto la pesantezza, il terrorismo, ma da una parte una generazione come la sua che stava creando un nuovo mondo. Ma io vorrei tornare là, vorrei tornare agli anni 70, non solo perché avevo 18 anni, 20, ma perché sono stati irripetibili per il cinema, per la moda, per la musica, per le rivoluzioni, diciamo, sociali. Sono stati anni bellissimi, anzi, quando uno li ha quegli anni lì non se ne rende conto. Quindi mi piacerebbe riviverli oggi, magari con l'età di oggi, ma stando però nel 76, in modo da poterne apprezzare i lati positivi, che sono stati tantissimi, come ovviamente anche quelli negativi, ma visto che mi piace pensare al positivo, direi che gli anni 70 non torneranno più. 1977, il suo debutto televisivo. Sì. Come erano quegli anni in TV? Adesso non so se il 77 è stato l'anno del debutto televisivo da professionista, perché per molti anni, diciamo, abbiamo fatto esperimenti gratuiti, televisioni locali dove ti pagavano con lo scambio merce. Nel caso specifico mi regalavano dei fiori. Il proprietario della televisione dove io lavoravo, per sperimentare cose che poi ho fatto in modo un po' più preciso qualche anno dopo, aveva un negozio di fiori e quindi mi regalava solo tronchetti della felicità. Cosa ne faceva? Li mettevo in casa, ma ero felice da pazzi. Poi arriva il grande successo. Adesso, nella sua ultima trasmissione, si trovano molti richiami a quegli anni, comunque, soprattutto nella musica, può darsi? No, sicuramente la musica degli anni 70 è stata talmente importante per tutti che ancora oggi la si fa girare nei dischi, nei locali e alla televisione. Ma anche la grafica, anche i vestiti, anche i sapori delle luci, il nostro night, ha un'ispirazione che nasce proprio da quell'imprinting che, come dicevo prima, è nato tra il 74 e il 76, gli anni della mia formazione, diciamo, artistica. Un'ultima domanda: c'è una canzone, una musica di quegli anni che le è particolarmente cara? Ma sono veramente tante. Nei veloci cosiddetti di allora, la KC and Sunshine Band. Nei lenti, una giovanissima Donna Summer che gemeva in un disco che mi sembra si intitolasse I Love You Baby o qualcosa di simile. Dunque, se io le chiedo per noi in camera di dire I Love Disco? Sorry? I Love Disco? I Love Disco.